Oh, ok. Bene, ragazzi, okay, allora siamo tutti in diretta su YouTube. Io so che qualcuno di voi ha un foglietto attaccato, giusto? Un adesivo. Un adesivo con scritto Gormiti Show. Magari vi intervistiamo e vi faremo venire qua. Per chi non ce l'ha, gli faremo le domande dal posto e ci risponderà, perché non può essere ripreso. Allora, come Bene. State prima di tutto? Come state, bimbi? Vi state divertendo? Vi piace questa fiera? Sì? No? Come no? Ah, sì, è molto... Hai detto un po'. Okay. No, ma è bellissima, ci sono un sacco di giochi. Ma cosa vi è piaciuto di più di oggi? I Pokémon? Pokémon? Cosa ti è piaciuto di più? Non lo sai? Te cosa ti è piaciuto di più? I Pokémon? I Pokémon hanno la maggiore qua. E tu? I Gormiti! Wow! Esatto. Lord Carrion è molto felice quando sente la parola Gormiti, perché ovviamente è nel suo mondo e ci sta. Bene, allora, raccontiamo cosa abbiamo fatto oggi. Vi raccontiamo cosa abbiamo per fatto chi oggi. Io si è perso gli appuntamenti. Esatto, chi si è perso la puntata di oggi, eravamo qui in diretta. Abbiamo fatto uno show, il nostro Gormiti Show che abbiamo su YouTube. Abbiamo fatto qui live, sopra al terzo piano, giusto? Sì, per la prima volta abbiamo fatto lo spettacolo live. Di solito siamo nel nostro studio. Esatto, io sono stato, guarda, sono ancora tuttora molto emozionato, perché è stata davvero una bellissima diretta. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose, ma ora andiamo avanti. Sì. Allora, bimbi belli, abbiamo qua un sacco di giocattoli. Quale vi piace di più dei giocattoli? Vai, diteci. Il fuoco. A te quel giocattolo ti piace di più? Adesso lo prendiamo e ve lo facciamo vedere. Il vento. A me il giocattolo che è piaciuto di più. Il giocattolo che è piaciuto di più, tieni Giada che lo prendo. La torre degli elementi! È bellissima, poi è uguale al cartone praticamente. Questa, ragazzi, è la torre degli elementi. Guardate quanto è bella, è proprio uguale a quella del cartone animato. Poi è ci proprio... sono un sacco di cose. Chi è che conosce la torre degli elementi? Alzi la mano. Vediamo un po'. Wow. Tutti, anche i genitori, fantastico. Ovviamente sono la conoscete tutti. Ma vi faccio una domanda, vediamo se sapete rispondere. Chi è la protettrice della torre? Aoki! Che colore ha i capelli, Aoki? Viola! Tra l'altro, ragazzi, eccola qui! Ma chi è che l'ha trovata, Aoki? Avete trovato Aoki in qualche bustina? No? È trovata? Bello! Bella. Bellissimo! Allora, Giada, raccontiamo un po' la torre degli elementi. Allora, prima Vai. Di tutto abbiamo la porta che si apre. Wow, così possiamo entrare, entrare e sbirciare e vedere cosa c'è dentro. Poi abbiamo il cannone degli elementi. Che spara che davvero. Spara i missili, così possiamo sparare a lui. Come si chiama lui? Xama? Xato, bravi. Giusto. Allora me ne prendo un altro, vediamo. Come si chiama questo? Gred. Mi piace Gred. E lui? Zephyr. Ma ragazzi, siete preparatissimi. Avete studiato. Ok, il cannone degli elementi funziona in questo modo. Spara. Sempre a Greg, poverino. Spariamo a Gred, guarda, 1, 2, 3, bam! Gred, ciao! Bene, poi cosa abbiamo nella torre degli elementi? Abbiamo il passaggio segreto. Abbiamo i passaggi segreti. Proprio e qua? Abbiamo una bellissima trappola per... Catturare i Darkans. Funziona così, c'è un pulsante, lo si spinge e il Darkan rotola via. Poi okay. Abbiamo anche il manichino. Poi abbiamo anche il manichino, eccolo qua. Il manichino, così i nostri gormiti si allenano per distruggere i Darkans. Esatto. Bah. Ma la cosa che è piaciuta di più a Giada, ragazzi, è proprio la luce, perché la se luce. Giriamo questo pilastro. Esatto, ora abbiamo una luce troppo forte e quindi non so riusciamo se a vedere. Si vede. Adesso però c'è la luce rossa. Girando il pilastro la luce cambia colore. Qual è il vostro elemento che volete? Qual è il vostro colore preferito? Urlatelo. Rosso. Rosso. Verde. Rosso. Grigio. Giallo. Grigio. Giallo, rosso. Il rosso piace molto di più. Il rosso credo. Piace a tutti. È ma rosso, un bel colore. Vi faccio una domanda. Chi è il gormita del colore rosso? Il fuoco, ma del fuoco chi c'è? C'è Kerio! Facciamo un applauso a Kerio che è qui con noi. Wow! Avete visto quanto è muscoloso? Poi è altissimo. È altissimo, ragazzi.
è più alto di Giada, vi rendete conto? Hai ragione. Vabbè che Giada non è altissima, però... Senti, no, non è vero, cioè io perché sono normale, dai. Ah, lei è normale, c'è l'altezza normale, vabbè, alzati Giada, facciamo vedere quanto sei alta. Vicino a lui ovvio che sembro bassa. Guardate io invece quanto sono alto. Anche tu sei basso vicino a lui. Ok, meglio che mi risiedo, forse è meglio. Ma una cosa che ci siamo dimenticati di dire, sì, è che... Il fumo. Esatto, stavo proprio per arrivare a questo. L'opzione che piace a più me di questa, occhio a venire qua ragazzi, è il fumo. Schiacciando un pulsante, guardate cosa succede. C'è il fumo vero. È fantastico e mega gormitico. Vi piace? Sì o no? Più forte, sì o no? Ma wow. Ti ho scritto Babbo Natale. Io ho scritto la letterina Babbo Natale ben tre volte, non che gliel'ho scritta tre volte, ho scritto la letterina tre volte. Perché tre volte? Perché voglio tante cose. Ma potevi fare una lettera unica, no? Perché magari non gli arriva. Ma chi è che ha scritto la letterina Babbo Natale? Cosa avete chiesto? Si può dire? Vieni qua, vieni, intervistiamo lui. Vieni qua con noi. Allora, prima di tutto, siediti qua con noi. Nome? Michele. Michele, cosa hai chiesto a Babbo Natale, o meglio, cosa ti piacerebbe avere ricevere per Natale? Boh. Bene, bella wow, risposta. Questa sì che è una risposta. Ah, vorresti un gormita? Vorresti un gormita? No, io in realtà li guardavo perché, cioè, io li guardavo. Sì. E allora poi sono venuto qui perché mi piaceva il nuovo cartone e anche perché io li guardavo da bambino. Ah, beh, giusto. Ma vi piace il cartone, ragazzi? Il nuovo cartone. Vi piace? Chi è Sapete che guarda che il cartone dei gormiti? Alzi la mano. Giù la mano. Chi è che lo guarda? Alzi la mano. Giù la mano. Ma sapete che ci sono le nuove puntate? Tra poco iniziano le nuove puntate. Esatto, da lunedì. Allora, su Rai Gulp sono già iniziate. Lo sapevi? Da lunedì. Adesso lo sai. Da lunedì, mi raccomando, ragazzi, incolliamoci davanti al televisore, perché ripartiranno le puntate dalla 14esima. Cosa? Oh, alleluia. Stamattina la tele. L'hai guardata stamattina la tele? Hai guardato i gormiti? Sì, bene. Ok. Quindi bene. Lunedì ci sono i cartoni animati. Il lunedì ci sono i cartoni animati. Bene. Ora risiediti lì pure, ti richiamiamo tra poco. Chi è che poi ha scritto la letterina Babbo Natale? Vediamo un po'. Cosa avete chiesto? Diteci cosa avete chiesto. Non possiamo intervistarvi perché non avete. Tu hai chiesto? Il bracciale dei gormiti. Grande. E ve lo faccio vedere. Fallo vedere così. Wow. Chi è che è capace a usare il Sapete bracciale dei gormiti? Aiuta. Vieni. Giada, aiuta il nostro piccolo amico a evocare. Accomodati. Sai cosa facciamo? Evocheremo Carrion, va bene? Allora, Giada, aiutalo a mettere il bracciale. Allora, si inserisce sul polso in questo modo. Poi si prende. Vediamo se lo trovo, se c'è. Se no evochiamo un altro gormita. Ok, no. Allora facciamo così, evochiamo Vulcan. Vulcan è sempre del fuoco, ok? Non te la prendere, va bene. Se la prende un po'. Però purtroppo il token non l'ho trovato. Quindi proviamo a evocare Vulcan. Inseriamo, accendiamo il bracciale. Evochiamo. Acceso. Inseriamo. Esatto. E senti un po'. Non l'hai inserito bene forse? O forse... Ecco, prova con questo. Magari sono scaricate le batterie. Riproviamo. Bravissimissimo. Vai. Inserisci. Inseriamo il bracciale. Ok, è aperto. Inseriamo. Adesso togliamo questo che c'era a Kilos. Inseriamo il token. Inseriamo il token. Dice il nome. E dice il nome. Ok, adesso sei pronto a evocarlo? Sai cosa devi dire, è vero? Ok, apriamo bene l'orecchia, vai. Gormiti, potenza degli elementi, energia del fuoco, combatti, Vulcan. Wow! Carrion, è così, vero? Vero? Ha fatto giusto. Domanda, questa è difficile. Per evocare un lord, come si deve fare? Abbiamo già lui, direi, che ha alzato per prima la mano. Cosa bisogna fare? Vai. Gormiti, potenza degli elementi, energia del fuoco, combatti, lord dei gormiti del fuoco, Carrion. Wow, ma bisogna essere, ci vuole un gormiano solo o bisogna essere in... Tanti. Tanti, sei sicuro? L'accendiamo? Sei sicurissimo? Sì. Ma al 100%? Sì. Carrion,
Anche a Chiara dice, facciamogli un applauso. Ma questi bambini sono formidabili, stanno davvero tutto dei gormiti, fantastico. Adesso voglio fare vocare a un altro chi è che ha il... Chi ha l'adesivo? Chi ha firmato la liberatoria? C'è qualcuno tra di voi che ha l'adesivo? Ok, vuoi evocare qualcuno? Vai, vieni. Ti va? Vai, allora, leviamo il token. Allora, te faccio evocare un gormita diverso. Poi tu mi devi dire chi è e di che elemento fa parte, va bene? Girati. Allora, guardalo. Dì a tutti chi è. Idros. Chi è Idros? Beh, è una specie di tartarugone del ghiaccio con una frusta di ghiaccio. È una specie di tartarugone, wow, è stra specifico. Io ero fermo solo al gormita del ghiaccio. Bene, allora evochiamolo. Inserisci il token con la freccia. La freccettina. Così. Vai, tranquillo. Aspetta. Aspetta che c'è Giada che ti aiuta. Adesso okay. Lo devi evocare. Le parole esatte, vai. Gormiti, potenza degli elementi. Ecco. Potere del ghiaccio, combatti, Idro! Wow, applauso! Fantastico, facciamo un inchino a tutti, inchino, bravo. Adesso togliamolo, bravissimo. Ora ti puoi risedere e andiamo avanti coi giocattoli. Ah, oggi, durante la puntata, abbiamo mostrato questo personaggio. Esatto, giusto? Che si vedrà soltanto nell'episodio esatto, 22. Per la precisione, lo leggo, sì, nell'episodio 22. Bambini, quindi voi siete i primi a vederlo in questa giornata. Guardate, perché ancora non chi si è visto. Ma l'avete mai visto? Sì, l'ho visto. Johnny, mostra. L'avete Johnny. Mai visto? Mi piace, è bellissimo. Allora, lui si trova esattamente nella puntata 22 e si chiama esattamente Ikalos. Ikalos. È il fratello di Achilos. Ma non devi dirlo tu, stiamo Giada, mamma. Bravo, qua mi suggeriscono del ghiaccio. Ok, questo gormita. Johnny, scusa. Sì. Il bambino con la felpetta blu si deve sposare. Bambini, potete sì, stare indietro, purtroppo, per favore. Purtroppo, per favore. Se non avete l'adesivo attaccato, noi non possiamo filmarvi. Far vedere, esatto, le facce per privacy, ok? Allora, questo gormita adesso ho perso la gamba, tieni che la rimetto. Hai perso la gamba? Allora, racconta un po'. Vai. Allora, lui abbiamo detto che è del ghiaccio. Esatto. E lo troverete nella puntata numero 22. La guarderete la puntata numero 22? Sì o no? Come? Come dipende, bisogna vederla. Bisogna vederle tutte le puntate. Le sei tutte a memoria. Allora, qual è la puntata che ti è piaciuta di più? Wow, e a voi qual è piaciuta? La puntata più bella dei gormiti qual è stata? Il bracciale. A lui piace il bracciale, quindi il bracciale. Mi raccomando, mamma e papà. Mamma e papà, il nostro amico, come ti chiami? Tommaso. Tommaso. Il nostro amico Tommaso vuole il bracciale degli elementi, quindi mi raccomando, scrivi la letterina a Babbo Natale perché... Ah, vuole bracciale della roccia. Roccia, bravo, ah, roccia. Basta, basta, sì. A Giada piace Titano. Lo sai? No, non è vero, non è mai troppo, dai. Ma basta, con sto Titano, ma cambia. Ma Lord Carion, ma scusami. Mi dispiace, ma ti sembra giusto che a lei piace il tuo collega Lord Titano? No, dice di no. Dai, no, non arrabbiarti, no, scusa. Brava, tiragli un pugno in testa. No! No, scherzo, scherzo. Va bene, sei affezionato dal Titano. Ma adesso andiamo avanti. Guardate questo mega personaggio. Ma guarda un po' a caso chi ho preso. Lord Carion è stufo, è stufo. Ma è bellissimo, esatto. Cioè, come fa a non piacerti? Cioè, ma anche tu dovresti innamorarti. Ma Lord Carion cosa fa con questo martello? Vai. Martella, giustamente. Ma no, il tuo amato Lord Titano. È caduto il mantello. Allora, ragazzi, vi ricordiamo. Attacca il mantello. Vi ricordiamo, anzi, prima di tutto, chi è che ha l'app dei gormiti? Ce l'hai? Avete visto quanto è bella che puoi giocare con tre personaggi contro tre? Esatto, ma spieghiamo come si sbloccano i personaggi e come si gioca. Allora, praticamente, quando comprate i collezionabili in edicola, c'è una card con un codice. Quel codice dovete inserirlo nel sito dei gormiti.
Esattamente. E praticamente vi sblocca il personaggio. Se trovate il doppione del personaggio, voi non è che dovete buttarvi la carta, perché vi serve per aumentare, esatto, le sue esperienza. Capacità. Esatto. Esatto. Quindi il personaggio diventa sempre più forte. Però, se voi comprate, per esempio, questo bellissimo titano nei negozi di giocattoli, dentro ci sarà una card, sì. Però questa card, usata nel sito, vi permette di sbloccare i luoghi. Quindi potete combattere, non so, ad Arcor o in qualsiasi altro luogo, capito? Avete capito come si usa? Ok, adesso, quindi app, ok, Gormiti ce li abbiamo. Johnny, sì. Scusami, ma adesso dobbiamo, l'Orcarion ci deve salutare. L'Orcarion ci deve salutare. Allora, ci deve salutare perché, io lo so perché. Perché a Giada purtroppo piace Lord Titano. Si offende. Allora, no, non ho scusato. Liberategli lo salutiamo. Spazio e fate spostare i bambini in modo tale che l'Orcarion possa passare tranquillamente. Allora facciamo un ciao a Lord Carrion. Ciao. Ciao. Vai, sentiamo. Ragazzi, so non sente. Facciamoli ciao. Aiutala a scendere. Aiutala. Occhio ragazzi, bimbi, facciamo. Attenzione. Ok ragazzi, andiamo un po' più in qua. Cosa bisogna dire? Abbiamo già letto di tutto, parliamo della Natale. Dai. Guardate di Natale. Il profilo. Vai Johnny, vai. Ok, vai. Allora stai pure, Johnny, stai pure in piedi, così almeno ti vedono tutti anche dietro, ok? Ok, grazie. Adesso andiamo avanti, vi vogliamo dire una cosa. Il cartone animato... Il lunedì lo troverete nel canale ufficiale di YouTube, giusto? Facebook. Su Facebook, su YouTube verrà pubblicato, giusto sì. Cristina? Sì, saranno caricati anche sul canale di YouTube, esatto, il lunedì. Certo. Mentre il venerdì c'è il nostro... Ci saremo noi col Gormiti Show. Ci saremo noi col Gormiti Show e vi ricordiamo che il 14 dicembre... Ci sarà la puntata di Natale. Esatto, c'è la puntata di Natale. Quindi ci prepariamo al Natale, esatto. Un Natale gormitico. Io voglio l'alberello però, voglio l'alberello dei Gormiti. Lo faremo, sicuramente. Lo volete l'albero dei Gormiti? Bello, vero? Ma ve lo immaginate questo albero gigante? Io me lo immagino enorme. E altissimo con tutte queste... Grande come Lord Carrion. Grande come Lord... Ah, strano che ha detto Lord Carrion. Avrei pensato... Johnny e Giada. Sì, ma solo perché era qua. Abbiamo un amico che deve aver già fatto questa domanda, però ve la rifaccio di nuovo. Vediamo. Vai. Se vi ricordate la risposta. Perché i Lord nella serie dei cartoni non hanno il mantello? Perché non hanno il mantello? Perché forse fa caldo e quindi non hanno bisogno. Non hanno bisogno perché nell'isola di Gorm c'è il sole alto. Quindi... Allora la domanda ve la fa il vostro amico Capitan Flynn, così almeno Bene, lo saluteremo dopo, Capitan Flynn. Okay. Che domande. Vabbè, per me è questo, perché fa caldo e niente. Ma perché durante le battaglie sennò cioè è d'impiccio il mantello. Esatto. Quindi ma devono toglierlo. Facciamo un po' di domande ai bambini. Va bene, sui Gormiti, perché non mi convincono tanto. Vai Giada, fagli una domanda qualsiasi. Allora, vediamo. Vieni qua. Conoscete tu, che possiamo... le Hyperbeast? Vieni. Sapete quali sono? Vieni che possiamo intervistarti, sì. Perché tu allora, hai... Allora, dimmi un po', qual è la tua preferita? Chi è il tuo preferito? Gorok. Gorok. Bravo, bravissimo. Gorok? Perché, sì. Perché Gorok? Perché della roccia? Perché è bello e mi piace. Bene. Bravissimo. Bravo. Ma chi è il gormiano della roccia? Trek. Wow. Il gormiano del fuoco? Riff. Il gormiano del vento? Eron. Oh, le sa tutte. Le sai tutte. E l'Hyper Beast di... del fuoco? Piron, wow. Facciamo un applauso a sto bambino che sa tutto dei Gormiti. Hai studiato, sei stato bravissimo. Ma tu cosa vuoi ricevere per Natale? La torre degli elementi. Così puoi fare un sacco di storie, puoi inventare un sacco di storie. Ho capestato occhi, poverina. La torre degli elementi, sono d'accordo, è veramente bella, quindi vi consiglio di fare questo regalo ai vostri piccoli perché è davvero qualcosa di favoloso. Adesso invece... Adesso non possiamo intervistarvi, però tu come ti chiami? Martina. E hai chiesto a Babbo Natale, cosa hai chiesto? Cosa ti piace di più? Non lo so. Non ho ancora deciso, fantastico. È perché è ancora un po' presto magari. E tu? Stella, e cosa hai chiesto a Babbo Natale? Gormiti. I Gormiti, bravo. Wow. Tu invece come ti chiami? Davi.
E cosa hai chiesto a Babbo Natale? La tela dei gommiti con tutti i gommiti. Con tutti i gommiti pure, il servizio allora, completo praticamente. Mi è venuta in mente una cosa. Noi, tu hai visto le nostre puntate su YouTube? Ok, c'è una puntata dove noi balliamo. Ora la musica non può... Ora, esatto, con i bracciali. Ora ti invito a mettere il bracciale e insieme a Giada io voglio vedere se sapete fare il balletto. Non ci sarà la musica, però lo balliamo, va bene? Va bene, proviamo? Vai, fai... Ok, vai, siete pronti? Vediamo se siete capaci... Vai. Siete pronti? Vai, fateci vedere. 3, 2, 1. Vai, sparate. Bravi, bravissimi, ragazzi. Facciamo un applauso. Inchino. Bravi, bravi. Bene. E te non posso farti venire qua perché non hai questo purtroppo. Se fallo venire. Se no ti facevo ballare. Fallo venire e riprendiamo. Fallo venire e riprendiamo intanto. Okay. Vieni allora. Vieni. Andrea, sposta la ripresa su Giada, che è bellissima. Intanto allora, Giada, aiuta il nostro piccolo amico, come ti chiami? Davide Maleo. Perfetto, adesso inseriamo il bracciale e voglio vederti ballare e sparare energia da tutte le parti. Vai. Bravo, vai, tish, vai, ti faccio il suono. Ti spari addosso a loro. Adesso balla. Fantastico, facciamo un applauso. Bravo, sei stato bravissimo. Ok. Torna al posto. Bene ragazzi, io direi che siamo quasi alla fine. Allora, vi invitiamo a vedere. Dimmi, dici. Vai tu e sentiamo cosa ci dice. Come ti chiami? Lo sai che... Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Tutti i supereroi, tutta la base, tutti i blazzaletto. Wow, hai chiesto tutto. Questo Babbo Natale è proprio fortunato, vero? bravissimo. Bene, io direi che siamo quasi arrivati alla fine. Sì. Vi invitiamo a vedere la nuova puntata del 14 dicembre, perché in ogni puntata ci sono sempre tante sorprese, soprattutto in questa, perché... Ma poi voi potete vincere dei regali. Noi durante la puntata raccontiamo qualcosa. Se voi scrivete la risposta giusta potete vincere il giveaway. E vi arriva a casa una scatola di giochi dei gormiti. Te sei tutto, fantastico, esatto. Vi arriva una scatola come quella con dentro un sacco di sorprese. Quindi vi invitiamo a vedere tutti il Gormiti Show, ok? Basta scrivere Gormiti Show su YouTube e ci trovate. Io sono Johnny. Io sono Giada. Lei è Giada. Ci vediamo il 14 dicembre per la nuova puntata del Gormiti Show. Bene ragazzi, vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Ciao. È stata una giornata davvero emozionante. Siamo contenti, una giornata bellissima. Siamo contenti che avete apprezzato tantissimo i gormiti. Soprattutto per averli conosciuti dal vivo finalmente. Esatto, siamo veramente veramente contenti. Mi raccomando, continuate a guardare il cartone animato dei gormiti e di seguire il Gormiti Show. Ciao.